Buongiorno a tutti. Questa sera cominciamo con la seconda conferenza indifferita dalla Torre Civica, conferenza che doveva essere tenuta ai Candiani, ma che per gli ovvi motivi non abbiamo potuto fare. E avremo questa sera come relatore il dottor Pelizza dell'Archivio di Stato di Venezia, il quale ci illustrerà praticamente i fondi vari che l'Archivio di Stato ha sul Doge, appunto, Morosini e che hanno servito anche in parte, credo in piccola parte, perché dovrebbe esserci una mole di materiale incredibile su Morosini, ma comunque ha servito anche per questa mostra che da oggi praticamente non possiamo più far visitare fino al 3 di dicembre. Prego, dottor Pelizza. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Mi tolgo anch'io qua il mio scudo. Eccoci qua, visto che parliamo di militari. Allora, ringrazio, buonasera a tutti. Ringrazio intanto il professor Rallo e la Proloco di Mestre per il gentile invito. E cercheremo anche per questa via insolita di dire qualcosa su Francesco Morosini e in particolare appunto sui fondi archivistici che lo riguardano e che sono conservati in Archivio di Stato di Venezia, nel quale io sono funzionario archivista. E le celebrazioni di qui abbiamo messo la maschera, in realtà è un ritratto che sta in Palazzo Ducale, con la sottoscrizione, vedete, abbreviata Francesco Moresini, come si sottoscriveva lui. E eccolo qui un altro ritratto, e questa era la locandina originaria del nostro incontro. L'archivio di Stato. Allora, intanto vorrei dire che le celebrazioni di Francesco Morosini nell'anno 2019 hanno coinvolto pressoché tutte le istituzioni culturali veneziane. È stata l'occasione per ripensare, nell'anniversario del 1619, l'anno di nascita di Francesco Morosini, per ripensare un po' alla sua figura nel contesto del 600, del tardo 600 veneziano, che in realtà è un periodo storico non troppo indagato o comunque da tempo non approfonditamente indagato. E magari ripensarlo, offrire agli storici l'occasione per ripensare a un periodo in termini non esclusivamente encomiastici, come poteva usare nel secondo 800, ma secondo punti di vista diversi e anche magari finora non troppo toccati. Dicevo, sono state toccate praticamente tutte le istituzioni culturali veneziane, è stato formato un comitato apposito presieduto dal generale Bruno Buratti e tra gli altri enti anche l'Archivio di Stato è stato chiamato appunto a commemorare e a partecipare alle celebrazioni. Perché l'Archivio di Stato? Perché l'Archivio di Stato, per il suo ruolo, è il custode di buona parte della documentazione prodotta dalla Repubblica Serenissima nei secoli della sua storia. La fondazione del nostro istituto, lo vediamo qui in questa raffigurazione, voi sapete, occupa l'antico convento francescano dei Frari. È una sede davvero molto grande, l'ingresso principale è in Campo dei Frari a Venezia ed è stato fondato nel 1815 proprio con lo scopo di custodire la documentazione prodotta dalla Repubblica di Venezia e dai governi che le sono succeduti. E anche qui alcune immagini, il chiostro bellissimo della Trinità, su cui si affaccia la nostra sala di studio, che purtroppo oggi ha ospitato per l'ultimo giorno il pubblico, perché da domani, per effetto delle nuove disposizioni, viene chiusa al pubblico per ragioni igienico-sanitarie. È l'antico refettorio del convento dei Padri Francescani, refettorio estivo, poi ce n'era anche uno invernale più piccolo. E questi sono i famosi corridoi o crociere nei quali si conserva una parte della documentazione. Quello che secondo me è importante dire, magari anche per un pubblico che non ha particolare confidenza con la ricerca, è che
La documentazione in Archivio di Stato di Venezia, come nella maggior parte degli archivi di Stato italiani, si conserva secondo il criterio cosiddetto storico, cioè secondo il metodo di organizzazione dei documenti che è stato conferito dall'ente o dal privato che li ha prodotti. Quindi in realtà l'archivio è un insieme di archivi e è ordinato secondo appunto, ciascuno di questi archivi è ordinato secondo appunto l'ordinamento conferitogli originariamente. Questo rende la ricerca forse non immediata per chi non abbia confidenza con le istituzioni veneziane, perché appunto una ricerca di tipo onomastico per anno, per materia, si presenterebbe difficile se non impossibile, ed è necessario invece conoscere l'organizzazione istituzionale della Serenissima per comprendere in quali, quelli che noi chiamiamo fondi d'archivio, è necessario svolgere la ricerca su un determinato argomento. E in questo caso l'argomento era dato appunto dal Doge Morosini nella sua vita, particolarmente vita pubblica. Noi conserviamo anche una parte dell'archivio privato della famiglia Morosini, in parte l'abbiamo noi, in parte sta al Museo Correr, dopo magari diremo forse sulle vicende dell'eredità Morosini alla fine dell'Ottocento. Però buona parte di questi archivi che vedete anche qui, questi grandi corridoi della Vogaria di Comune, poi ci sono i corridoi del Senato, eccetera, le grandi istituzioni pubbliche della Serenissima, nelle quali Morosini sviluppò l'intero suo cursus honorum e quindi è possibile trovare traccia del suo passaggio in questa documentazione. Come si sceglie la documentazione per una mostra documentaria? Dicevo, noi abbiamo partecipato appunto alle celebrazioni. Il prodotto, uno dei prodotti di queste celebrazioni è questo importante catalogo, Francesco Morosini, l'uomo, il doge e il condottiero, che raccoglie anche la traccia, parte della selezione documentaria che ho curato con l'ausilio di tanti colleghi funzionari e che appunto compare insieme al prodotto dell'attività del Museo Correr, di altre istituzioni coinvolte, l'Istituto Veneto, altre istituzioni coinvolte, nell'ambito appunto delle celebrazioni per i 400 anni dalla nascita del Doge. Ma dicevo, come ecco qui, la mostra documentaria che abbiamo presentato in più sedi, come forse qualcuno di voi ricorderà. L'abbiamo organizzata in parte su una proposta di documenti originali in una sala dell'archivio, nella quale era possibile farlo. In parte sono stati allestiti questi elementi che sono state chiamate le cosiddette vele, disegnate dall'architetto Berger, che hanno riproposto la selezione documentaria con l'esplicazione a fianco, una selezione documentaria più vasta di quella che era possibile esporre in un'aula dalle dimensioni invece piuttosto ridotte. E questa mostra è stata allestita tra giugno e ottobre del 2019 nel chiostro della Trinità che abbiamo visto prima. Dicevo, come si scelgono questi documenti? Ovviamente l'archivio conserva buona parte di documentazione scritta, importante quindi per i suoi contenuti, meno accattivante forse dal punto di vista visivo, documentazione che va letta, che va studiata, che quindi in una proposta di esibizione non riscontra più che tanto, non attira più che tanto l'attenzione del pubblico. Però è possibile integrare questa indispensabile documentazione con altra che anche all'occhio, diciamo, si presta ad una maggiore così, loquacità espressiva, direi, nel senso che ci offre delle figurazioni interessanti, belle anche da vedere. E in questo caso il corpus cartografico che conserviamo nei vari fondi dell'Archivio di Stato di Venezia ci offre l'opportunità di attingere davvero con imbarazzo della scelta a molte situazioni. Qui vediamo ancora alcune immagini nel chiostro della Trinità, le cosiddette vele nella loro strutturazione originaria, e a fianco invece l'esposizione dei documenti originali nell'aula di paleografia del nostro istituto, una selezione di documenti originali. Qui poi, ecco, credo sia interessante dire che l'esposizione dedicata a Morosini è proseguita anche al di fuori
dell'archivio di Stato, perché è stata ripresa, chiaramente solo la versione in riproduzione sulle cosiddette vele, nella polveriera francese di Forte Marghera, mentre specularmente nella polveriera austriaca trovava sede l'esposizione allestita dalla Guardia di Finanza dall'Università Ca' Foscari di Venezia, sempre su Morosini. E qui vedete le vele che si sono dimostrate molto versatili, sono state allestite con buon esito anche in un altro spazio. Ma oltre a questo spazio, in cui è rimasta purtroppo funestata dal primo manifestarsi del Covid, è stata interrotta, poi ripresa un po' durante l'estate e poi chiusa nella sua scadenza naturale, ma poi è stata riscoperta e riproposta nei primi giorni di settembre, mi sembra il 10 se non vado errato, l'8 settembre, è stata inaugurata in questo bello spazio della provvederia di Mestre, ancora una volta la mostra su Morosini dell'archivio, con l'allestimento nuovamente delle vele, si vede qui in un'altra situazione, più ristretta come dimensioni, però le vele comunque hanno reso anche in un ambiente notevolmente diverso, sia dal chiostro della Trinità, sia dalla polveriera di Forte Marghera. E sulle vele noi vediamo riportati appunto molti documenti, parzialmente in ingrandimento e poi invece più piccoli con le spiegazioni, le didascalie. E di alcune cose qui proposte cercheremo adesso di dire due parole. Allora, sui Morosini noi potremmo dire tante cose, ma so che forse ne avete anche già parlato con chi mi ha preceduto, in relazione ai possedimenti forse o a qualche situazione da loro posseduta, non so se a Venezia o nel... ecco, quindi magari su quello non ci soffermeremo più che tanto. Si tratta dei Morosini cosiddetti dalla sbarra, il ramo che trovava abitazione a Santo Stefano. Questi sono gli arbori dei patrizi veneti del Barbaro, nell'esemplare conservato nel nostro archivio di Stato, e vediamo, sormontato dall'immagine del corno ducale, del corno dogale, il riferimento a Francesco Cavalier Procurator Serenissimo. E sappiamo che i Morosini ebbero 4 dogi nella loro famiglia, qui li vediamo ricordati, Domenico, Marino, Michele e poi da ultimo Francesco, che qui vediamo richiamato sempre nel Barbaro da quest'immagine del corno ducale, particolarmente importante la cosiddetta sogia, cioè il corno nella versione più solenne, più magnifica che poteva esistere, insomma. I Morosini dalla sbarra avevano ovviamente il loro stemma, la loro arme, e Francesco, che era persona molto attenta anche alla propria immagine pubblica, arricchì, impreziosì la propria arme con ulteriori figurazioni. In particolare, qui lo vediamo in due versioni, una è quella riportata negli stessi arbori di Barbaro Tasca e l'altra invece è tratta dalla Commissione Araldica, un altro fondo archivistico dell'Archivio di Stato. Ecco un esempio di come anche fondi archivistici non particolarmente ipotizzabili in riferimento a Francesco Morosini, addirittura successivi rispetto alla sua morte, perché la Commissione Araldica è un organismo istituito dall'Austria dopo il 1815, però conserva la raccolta di stemmi di quelle famiglie che chiesero la conferma della nobiltà all'imperatore d'Austria, e quindi ritroviamo lo stemma Morosini in una versione diversa, ma sempre caratterizzata dallo stocco e dal fileo, che poi vedremo in particolare di che cosa sono e che cosa significano. Nella versione invece degli arbori di Barbaro vediamo anche la croce di Cavaliere di San Marco, della quale Francesco Morosini fu insignito per le sue vittorie, per una vittoria in particolare. Qui appunto abbiamo già detto l'abitazione del doge, la vediamo sulla sinistra in questa figurazione di Campo Santo Stefano di Luca Carlevaris,
il Palazzo Moroso, abbiamo il Palazzo Loredan, la sede dell'Istituto Veneto sulla destra, riconosciamo il campanile di San Vidal verso il ponte dell'Accademia, che però all'epoca non esisteva, essendo ottocentesco, e sulla sinistra del campo vediamo quel maestoso portale che è l'ingresso appunto al Palazzo Morosini. La facciata principale si affaccia sul rio cosiddetto del Santissimo, che passa sotto l'abside di Santo Stefano ed è difficilmente visibile, la si vede male di scorcio dal ponte che conduce a San Maurizio. Ecco qui sulla pianta di Ludovico Ughi, vediamo raffigurato col riquadro rosso l'esatto situarsi del Palazzo Morosini in campo Santo Stefano, lo stretto rio del Santissimo appunto e l'ubicazione del palazzo. Le due chiese vicine, cioè la chiesa... Io non ho la possibilità della freccia, no, vero? Beh, se no indico così, la chiesa di Santo Stefano e la chiesa di San Vidal, San Vitale, venezianamente San Vidal, importanti per la famiglia Morosini, una addirittura il luogo di sepoltura di Francesco, Santo Stefano, e San Vidal doveva diventare una sorta di mausoleo dei Morosini, un po' come lo è divenuto Santa Maria del Giglio per i Barbaro, ma poi questo progetto non ebbe esito, non ebbe realizzazione. Qui ci trasferiamo, anche le mappe e le stampe che vi ho fatto vedere prima sono conservate tra l'altro in archivio di Stato. Qui in particolare però entriamo nel fondo archivistico della Vogaria di Comun. La Vogaria di Comun è un organo tra i più importanti dello Stato veneziano e si occupava di moltissime cose, anche tra loro alquanto diverse. Sosteneva la pubblica accusa nei processi, per esempio, partecipava alle riunioni dei consigli più importanti della Repubblica con funzione di garanzia di legittimità, ma anche si occupava della tutela dell'integrità del patriziato, quindi sovrintendeva i matrimoni, i patrizi, alle nascite, alle morti e ne registrava le varie situazioni. In questo caso qui non è un battesimo, ma è la registrazione nei registri, nel libro d'oro delle nascite, della nascita di Francesco Morosini, che nasce appunto il 26 febbraio 1619 da Pietro di Michele e da Maria Morosini di Gabriele, era Morosini anche la mamma. Vedete, sub die 26 febbraio è stato presentato, quindi il 26, vedete, cioè nato il 26, viene presentato più tardi, successivamente, imposita fuere nomina Franciscus et Matteus, ed è appunto la presentazione e la registrazione in Avogadria di Comune. Sull'istruzione di Francesco Morosini limitiamoci a dire che ebbe luogo fuori Venezia, nel Collegio dei Nobili di San Carlo a Modena, questo è il salone di quella istituzione, che radunava buona parte dei rampolli dell'aristocrazia non solo veneziana, e in questa sede Morosini, il giovane Morosini, ebbe occasione di entrare in contatto con coetanei provenienti dall'aristocrazia di tutta Italia. Successivamente intraprese la carriera marittima, ebbe anche incarichi di terraferma, però le cariche pubbliche alle quali rimase, per le quali è più ricordato e alle quali rimase maggiormente legato, furono quelle sul mare. Rivestì vari incarichi, diciamo che attraverso un altro importante organismo veneziano e un altro archivio che conserviamo, l'archivio del segretario alle voci, è possibile ricostruire il cursus honorum di un nobile veneziano in varie tappe, sulle quali adesso non ci soffermiamo perché sono davvero molte. Abbiamo presentato proprio nella mostra delle tabelle di cronologia che sono anche state pubblicate, curate dalla mia collega Michela Dal Borgo. Richiamiamo quindi alcune situazioni interessanti, tratti in particolare, magari non li trovate tutte indicati, ma molti dei disegni che propongo sono ingrandimenti, magari sono molto piccoli poi sul originale, ma la riproduzione digitale ci consente anche di giocare in questo modo, tratti da disegni più grandi, più piccoli ma ingranditi appunto, tratti soprattutto da fondi archivistici
o dei provveditori alle fortezze, che erano un organismo che sovrintendeva appunto alle fortificazioni della Repubblica, o da fondi miscellanei, come può essere quello della miscellanea mappe, dove sono confluite mappe provenienti da vari corpus archivistico, nel quale sono confluite mappe provenienti da vari archivi di organi veneziani, oppure ancora disegni che erano allegati ai dispacci, di cui parleremo, che gli stessi inviati o anche combattenti, come i capi d'amar veneziani, spedivano al Senato e ad altri organi della Repubblica. I veneziani erano dei grafomani, e questa è la nostra fortuna. Gli inviati, i rappresentanti dello Stato veneziano in varie forme, erano tenuti a corrispondere con gli organi centrali con una grande frequenza. E quindi noi conserviamo questa corrispondenza di carattere pubblico, principalmente, però ricchissima di riferimenti di vario genere, anche alle situazioni più inattese, più inaspettate, nelle varie incombenze che queste figure erano chiamate a rivestire. Qui abbiamo, lui era appunto capitano delle Galeazze quando si distinse in questa importante battaglia nelle acque di Paro, e qui abbiamo la raffigurazione di una galea. Ne conserviamo anche stampe in archivio, abbiamo una bella miscellanea stampe, qui abbiamo la stampa raffigurante una galeazza, una imbarcazione particolarmente potente e ben armata. E qui abbiamo la stampa di Coronelli con lo schema di una galea. E qui altri disegni tratti da vari fondi archivistici, vedete due galee, qui un altro disegno invece sempre raffigurante questa nave, e forse diremo anche dopo, ma lo anticipiamo, l'insieme delle imbarcazioni a remi della flotta militare veneziana costituiva l'armata sottile. Poi c'era anche l'armata grossa all'epoca di Francesco Morosini, che era invece costituita dai vascelli a vela. Entrambe furono impegnate nei vari conflitti nei quali fu impegnato Morosini. Bisogna dire anche questo, che Francesco Morosini fu un ammiraglio, si potrebbe chiamare con termine moderno, che visse in un periodo caratterizzato da lunghissime guerre, perché sostanzialmente Venezia dal 1645, con vari intervalli, ma fino al primo quarto del Settecento, fu impegnata continuativamente in conflitti. Però bisogna anche dire che veniva da un lungo periodo di pace, perché dal 1573 Venezia era in pace con la Porta Ottomana, quindi un lungo periodo di pace, si alternarono questi equilibri tra Venezia e la Porta con un prevalere degli anni di pace sugli anni di guerra, in quanto Venezia cercava di garantire le vie commerciali in Levante, evitando il più possibile il conflitto, e gli stessi ottomani non avevano più che tanto interesse ad attaccare la Repubblica, se non in particolari momenti. In uno schema che si inquadra più in un gioco di equilibri tra potenze che non in quello di uno scontro di civiltà, ma insomma su questo gli storici hanno detto molto, quindi non dilunghiamoci. E proponiamo l'episodio della guerra di Candia, dicevo iniziata nel 1645, il teatro principale è l'isola di Creta, possedimento veneziano dai tempi della quarta crociata, e qui abbiamo il riferimento a una pianta della città di Canea, una tra le tante piante che siamo in grado, in condizione di proporre. Dicevo, le cariche da mar, parecchie cariche, se vogliamo chiamarle minori, importanti, ma rivestite da Morosini, fino ad arrivare a quella che era la massima carica navale in periodo di guerra, cioè quella di capitano generale da mar. E Morosini per 4 volte rivestì questo incarico, e in particolare qui vediamo la prima elezione nel 1657. Il Senato lo
registra nella serie delle commissioni appunto la sua elezione. E qui vediamo le indicazioni che riceve. La mira tua dovrà essere la conservazione del regno di Candia, di recuperare le città e i luoghi perduti, sappiamo che quasi tutto era stato perduto subito dopo lo sbarco ottomano, e di salvare generalmente gli stati della Signoria Nostra, col far anche il maggior danno possibile ai nemici, per curar di impedire più che si possa l'unione delle forze loro, il che tutto consiste nella celerità e prevenzione, eccetera. Averai sempre davanti agli occhi la carità cristiana, il rispetto maggiore alla nostra santa religione, l'onor del Signor Dio, dal quale procede ogni bene e felice avvenimento. E poi seguono nel dettaglio altre indicazioni. Qui vedete i registri di cui, qui, questa è una filza, ma diciamo la documentazione scritta di cui parlavo, importante per i contenuti, magari meno accattivante, ecco, per l'aspetto visivo. L'aspetto visivo invece vediamo interessante in questa raffigurazione dei provveditori alle fortezze, Candia, la città di Candia, vista dal mare. Le forze veneziane si asserragliarono quasi subito in questo che divenne in questa fortezza, per quello che divenne uno dei più lunghi assedi della storia, ebbe termine infatti solo nel 1669, dopo quasi un quarto di secolo. Ancora raffigurazioni di Candia, un altro importante fondo archivistico che contiene questi disegni, a cui abbiamo attinto l'archivio Grimani ai Servi, un archivio privato che però raccoglie una copiosa documentazione disegnata relativa a molte fortificazioni e possedimenti della Repubblica. Qui un'altra proposta, sempre della città di Candia, di cui vediamo le possenti fortificazioni che furono in grado di reggere all'assedio di forze molto superiori. Francesco Morosini a Candia e in generale nei suoi capitanati, noi abbiamo visto prima l'elezione, la prima volta che fu eletto capitano per uno spazio limitato, seguì un processo, perché dobbiamo considerare che spesso queste autorità veneziane venivano comunque sottoposte al vaglio di quanto avevano operato, e la Repubblica era molto attenta a valutare quello che era il comportamento dei propri inviati, dei propri incaricati, anche se erano al vertice delle istituzioni. E dopo il primo capitanato Morosini fu sottoposto a processo, dal quale uscì, oggi lo chiameremmo forse con una sorta di insabbiamento, ma diciamo in ogni caso uscì bene, uscì pulito, ma con Candia la situazione fu molto più pesante. Egli era stato eletto nuovamente capitano da mar nel 1667, 10 anni dopo la prima volta, quando ormai la situazione dell'isola era sostanzialmente pregiudicata. Ci furono anche grossi contrasti tra i comandanti veneziani, tra chi nella fortezza assediata, come Caterino Corner, propugnava una certa strategia, chi come Morosini invece ne proponeva un'altra, ma insomma alla fine Morosini si rese conto che Candia era indifendibile ormai, bisognava cedere per evitare cose peggiori. Fu autorizzato in realtà dal Senato, nel senso che comunque una sua comunicazione preventiva di una futura cessione c'era stata, e c'era stato anche una sorta di placet. Però poi, quando effettivamente la cessione avvenne, Morosini fece ritorno a Venezia dopo la conclusione della pace con i capitoli di resa nel settembre 1669, fu sottoposto a un vero e proprio linciaggio, anche morale. Ci fu un processo, e in effetti questi processi spesso erano anche regolamenti di conti all'interno del patriziato, tra fazioni, tra quelli che oggi chiameremmo gruppi politici all'interno del patriziato, per cui da una parte egli fu creato Cavaliere di San Marco e procuratore, però quando ancora non si sapeva che era avvenuta la cessione dell'isola. Al ritorno fu accolto sostanzialmente bene,
Poco dopo però vi furono delle, egli presentò la sua relazione, quello che noi chiameremmo un rapporto finale, ma poi il nobile Antonio Correr lo attaccò al Maggior Consiglio ed ebbe luogo un processo a suo carico, che si concluse comunque positivamente, anche se per un certo periodo di tempo egli non poté girare per le strade di Venezia, perché appunto si temeva. Gli inquisitori di Stato, un altro importante organo veneziano, supremo organo di polizia, lo potremmo chiamare oggi, emanazione del Consiglio di Dieci, si preoccupò di conservare questi fogli anonimi contro, a favore e contro Morosini. In particolare vediamo in quello più in alto, che viene chiamato addirittura traditore della patria: se non castigherè, tutto il resto perderé. La venduo candia e per tanti cecchini e n'ha fatto meschini. No porté rispetto a traditori, esaminé pur chi vien da mar, che troverè cose che farà tremar. Cioè, chiedete pure a quelli che, ai reduci, diciamo, che vi diranno come si è comportato quest'uomo, insomma. Poi, ripeto, la cosa venne a scemare, egli fu assolto dalle accuse, dagli addebiti, e per un periodo si dedicò a cariche di terra, fu provveditore in Friuli e altre cose. Però fu Francesco Morosini uno dei non moltissimi uomini a cui la vita concesse una seconda opportunità, un'opportunità di rifarsi. Finita, diciamo in malo modo, la guerra di Candia, trascorso un certo periodo, egli ebbe l'opportunità di rifarsi nella guerra di Morea. La guerra di Morea scoppiò nel 1684, nel senso che Venezia aderì alle proposte che vennero dall'imperatore, dal papa e dal re di Polonia di formare una lega, in questo caso offensiva, contro gli ottomani, e fu l'unica volta che Venezia si sia proposta in una proiezione offensiva, cioè non abbia solo difeso i propri domini da un attacco, ma abbia aderito a una coalizione. E a partire dal 1684 Francesco Morosini fu appunto impegnato in questa nuova conduzione bellica, che vide l'accrescersi della maggiore sua fama, che gli portò il nome appunto con il quale è ricordato ancora oggi, di Peloponnesiaco. Fu eletto nuovamente capitano da mar nel 1684, e noi come siamo documentati delle varie situazioni che si proposero sul teatro ellenico? Attraverso i dispacci, ne parlavo prima. Sono i dispacci, noi li chiamiamo i PTM, come sigla, cioè sono i dispacci dei provveditori da terra e da mar indirizzati al Senato della Repubblica, che non è l'unico interlocutore ma uno dei più importanti. E questi dispacci, quasi quotidiani o addirittura ne giungono anche più d'uno nello stesso giorno, relazionano sulla condotta delle operazioni belliche, ma anche sulle minuzie, sul consumo di polvere da sparo, sull'arrivo dei vari capitani alleati, dei comandanti, dei contingenti alleati, sugli sbarchi, sulle battaglie. Sono scritti dal segretario e poi sottoscritti, in questo caso, da Francesco Morosini. Tra l'altro è interessante dire, è importante dire, che sono stati restaurati, l'occasione delle mostre è stata importante per riuscire a ottenere anche il restauro di questi, noi le chiamiamo filze, cioè sono i dispacci arrivavano sciolti, poi venivano infilzati appunto in un bastone metallico e successivamente, di solito alla fine dell'anno, raccolti, cuciti assieme in questa forma. Queste filze avevano bisogno di essere restaurate. Qui vediamo un'immagine di come apparivano prima del restauro e un'immagine successiva. I comitati privati per la salvaguardia di Venezia ci hanno fornito sostegno e siamo riusciti a restaurare le filze dei dispacci di Francesco Morosini, capitano generale da mar. E qui torniamo, ho voluto illustrare questi momenti dello scontro in terra ellenica con varie figurazioni, anche qui ingrandimenti. In particolare qui vediamo
lo schieramento dell'armata sottile, di cui parlavo prima, e quello dell'armata grossa. Vedete la differenza, le galee e i vascelli invece. Qui sono delle galee invece in azione contro la costa. E Francesco Morosini, infatti, è stato individuato dagli attuali storici militari come uno degli antesignani della guerra da sbarco. Cioè lui propugnava questo attacco da parte navale contro le fortificazioni costiere, seguito da un rapido sbarco e poi appunto da una conquista quasi, diciamo, di sorpresa di queste forze da sbarco che operavano scendendo dalle navi. Qui altre belle immagini dell'armata sottile, lì a sinistra, le galee e galeazze in ordine di battaglia con la capitana al centro, appunto quella del futuro peloponnesiaco, e qui invece i vascelli, la flotta a vela. Quali erano queste forze che operavano al comando di Francesco Morosini? Forze navali, ma anche forze terrestri. Qui un bel disegno, un ingrandimento che raffigura un generale, probabilmente tedesco, al servizio veneziano. Dico tedesco perché molti reggimenti impegnati in territorio greco furono formati da truppe germaniche provenienti da vari stati tedeschi, prese a servizio veneziano tramite accordi con i principi regnanti di quei territori, oltre ovviamente a reggimenti italiani e poi ai famosi schiavoni. Una figura rilevante di comandante che mi sembra opportuno ricordare è quella del conte di Königsmark, Otto von Königsmark, che era un generale tedesco al servizio del re di Svezia, ma che venne reclutato anche dalla Repubblica Veneziana per la sua fama e posto al comando delle truppe da sbarco. Morì nel corso poi della campagna di Morea. Qui abbiamo una sua nota nel fondo archivistico dei capi da guerra, che raccoglie la corrispondenza di questi comandanti con gli organi di vertice veneziani, e in questa nota, che vediamo firmata dal maresciallo di Königsmark, egli si schernisce col Senato, dice: in realtà io non sono che un'umile figura al servizio di Morosini, e quasi a dire è lui che fa tutto, io eseguo. In realtà era un brillante comandante anche egli. E qui ho voluto proporre, io sono della generazione che ha visto ancora i soldatini di carta, qui ho montato, in realtà è un'immagine singola, ma li ho voluti montare in fila. È anche successiva rispetto all'epoca di Morosini, ma è la figurazione di un fante schiavone, sono gli oltramarini, le famose truppe veneziane, assai fedeli alla Repubblica e largamente impegnate anche da Morosini nel corso della guerra di Morea. E dobbiamo considerare che i dispacci che Francesco Morosini inviava agli organi di governo veneziani ragguagliavano le strutture pubbliche, però anche quella che noi oggi, cioè le strutture ufficiali dello Stato, però anche quella che noi oggi chiameremmo opinione pubblica era largamente informata. Non c'erano i social, non c'era la televisione, però circolavano molti opuscoli, relazioni, come vedete che vengono chiamati qui, e circolavano largamente per Venezia e non solo, per tutta Europa, dando cognizione di quello che accadeva nel teatro di guerra. Qui ho scelto di due epoche, vedete la relazione, una relazione su un combattimento del 1668 che vide coinvolto Francesco Morosini, cavaliere e capitano generale d'Amar, e qui invece la relazione dell'acquisto della città e fortezza di Atene, e in merito alla quale ci furono non poche controversie, come vedremo. Quindi l'opinione pubblica seguiva le vicende della guerra in Grecia con grande entusiasmo, e in questo senso Morosini, che abbiamo visto in un primo tempo era stato affossato al momento della caduta di Candia, venne invece portato alle stelle in seguito ai rilevanti successi sul teatro ellenico. Perché i successi effettivamente si susseguirono, soprattutto da 1684 al 1687, nei primi anni della campagna di Morea. La guerra poi durò molto a lungo anche dopo la morte di Morosini. Però noi vediamo qui tutta una serie di località che
che Morosini riuscì a conquistare l'una dopo l'altra, Igumenizza, sì, qui chiamata Gomenizze, Santa Maura, che qui notiamo raffigurata nell'assedio con le bombarde e le navi che contemporaneamente colpiscono la fortezza ottomana assediata. Qui Prevesa, un altro episodio bellico. Vediamo la raffigurazione dell'armata grossa e armata sottile che ho ritagliato prima proponendola in quell'ingrandimento. E si arrivò a quello che fu l'episodio infine più rilevante, cioè la presa di Corinto. E dopo questo trionfo, cioè la conclusione sostanzialmente con la presa da parte di Venezia dell'intero Peloponneso, quello che con termine ancora antico medievale si chiamava Morea, perché è simile a una foglia di gelso, no? Il Peloponneso, con la presa di Corinto, il Senato decretò, caso unico nella storia veneziana, di dedicare a Francesco Morosini, ancora in vita, un busto. Prima pensarono di farlo di marmo, poi di bronzo, per celebrare le sue vittorie. Qui abbiamo dalla serie dei registri di deliberazioni del Senato, il provvedimento con cui il Senato appunto adotta la deliberazione di procedere all'erezione del busto, che ancora oggi è nella sua sede, le sale d'armi del Consiglio di Dieci in Palazzo Ducale, lo vediamo lì sul fondo. Quindi davvero una situazione unica per un nobile veneziano. Venezia sappiamo che era caratterizzata da un certo understatement istituzionale, da una certa prudenza anche nell'esaltazione di singole figure, per timore che si creasse un personaggio, una figura forte. Venezia vive nel timore dell'uomo forte, c'è il corpo patrizio che rileva, ma i singoli raramente sono. Morosini invece conobbe, proprio per la vastità del suo successo e per l'empatia che seppe suscitare, conobbe invece anche questa avventura di vedersi erigere un busto mentre era ancora in vita nello stesso Palazzo Ducale. Ecco qui l'episodio che ricordavo prima, l'episodio della presa di Atene, e qui sappiamo che gli amici greci ai veneziani non l'hanno perdonata, perché il bombardamento del Partenone fu terribile. Io ho voluto proporre qui, sempre ritagliandole da altre mappe, l'immagine di alcune bombarde, e qui vediamo questo famoso disegno che noi conserviamo nel fondo dei provveditori alle fortezze, l'Acropoli bombardata nel settembre del 1687. Bisogna dire che però l'Acropoli era stata trasformata in polveriera dagli avversari, e quindi il bombardamento non era una distruzione di un bene culturale fine a se stessa, un bombardamento terroristico, era finalizzato a eliminare i depositi di polvere nemici. Qui abbiamo un ingrandimento della mappa precedente, e l'ho voluto corredare con le parole stesse di Morosini nel dispaccio con cui relaziona, vedete i colpi delle bombarde che vanno a cadere sul Partenone, che salta in aria distrutto, spaccato in due, e vedete: fu perciò partito di necessità dar di mano a invaderlo col furore dell'armi, e disposto immediato l'attacco dalla versata esperienza dell'eccellentissimo signor generale Königsmark, quello che abbiamo visto prima, si principiò la mattina dei 23 con due batterie, l'una di 6 pezzi di cannone, l'altra di 4 mortari da bombe, a tormentare gli assediati. Col getto poi delle bombe, continuatosi a flagellare dal soprintendente Conte di San Felice l'interno del barbaro luogo, lo chiama, s'ebbe il contento di vederne fra le altre accadere una la sera di 26, con fortunato colpo, lo definisce, mentre acceso un deposito di buona quantità di polvere non poté più estinguersi la fiamma. Quindi è compiaciuto, anziché essere tragicamente pentito del suo gesto, ne è compiaciuto e lo comunica trionfalmente al Senato. Per le sue vittorie, poi, Francesco Morosini viene eletto doge all'unanimità. Mentre si trova ancora in Grecia, muore il predecessore e viene eletto all'unanimità Francesco Morosini il 3 aprile 1688, e cumulando le due cariche, il dogado e il capitanato generale da mar. Anche questo caso piuttosto infrequente nella storia veneziana.
I rapporti con gli ottomani, abbiamo visto rapporti di tensione, rapporti bellici, ma anche rapporti di interlocuzione. In questo caso abbiamo il sultano Solimano II, appena salito al trono, che scrive al Doge, si indirizza, e noi conserviamo questo documento nella importantissima miscellanea di documenti turchi, che sta appunto in archivio di Stato, che è stata studiata e analizzata da quell'insigne studiosa che tutti ricordiamo, Maria Pia Pedani. Morosini continuò la campagna militare, ma si bloccò a Negroponte. L'assedio di Negroponte non riuscì completamente, non riuscì a cingere, a circondare completamente la fortezza avversaria, e anzi una serie di febbri pestilenziali, che c'erano anche allora, mieterono parecchie vittime nell'ambito dell'esercito veneto. Morì anche Königsmark, e quindi sostanzialmente l'offensiva legata direttamente a Morosini si arrestò qui. Egli poi era stanco, non era un giovanotto, perché era del 19 e qui siamo ormai nell'88, quindi aveva i suoi anni. Chiede e ottiene l'autorizzazione di tornare a Venezia. Questa è una tela di Alessandro Piazza che si conserva al Correr, abbastanza affollata, vedete, di imbarcazioni, raffigura il ritorno di Francesco Morosini a Venezia nel 1690. E a Venezia il Doge si gode una stagione, di una breve stagione di tranquillità, di onori, e il più importante dei quali fu quello conferitogli da Pietro Ottoboni, nobile veneziano che appunto nel 1689 fu eletto al soglio pontificio e prese il nome di Alessandro VIII. Regnò pochissimo, ma in questo periodo ebbe modo di gratificare la madrepatria Venezia nella figura del Doge, con questa bolla che noi conserviamo in archivio nella miscellanea Bolle e Atti della Curia Romana, concedendo il pileo e lo stocco a Francesco Morosini nell'aprile 1690. So che dovevate parlarne in un'apposita conferenza, io comunque vi faccio semplicemente cenno allo stocco, che è questo spadone onorifico che appunto il Papa conferiva ai cosiddetti campioni della cristianità, cioè a figure di militari che particolarmente si erano distinte nella difesa del mondo cristiano. E il pileo è un berrettone invece ornato con la colomba dello Spirito Santo, che appunto veniva posto in capo. E qui abbiamo quest'altra raffigurazione in cui vediamo il presbiterio di San Marco e Francesco Morosini inginocchiato. La cerimonia ebbe luogo il 7 maggio 1690, che riceve dall'inviato pontificio il pileo e lo stocco appunto in quella che all'epoca era la chiesa ducale, non era, come sappiamo, la cattedrale di Venezia, ma era la cappella palatina veneziana legata allo Stato veneziano, ecco, non alla curia. Dicevo, un breve periodo di calma, perché Francesco Morosini fu nuovamente nel 1692 eletto capitano generale da mar, che fu la quarta volta, e incaricato di tornare in Grecia. Le operazioni languivano, non si riusciva a ottenere un successo decisivo e si pensò che il Doge potesse invece muovere le acque, diciamo, in senso proprio, e fu quindi rispedito. Lui esitò, disse: sono anziano, non ce la faccio, però poi alla fine non si poteva dire di no alle autorità veneziane. Il Doge, come sappiamo, non era un principe assoluto, era comunque al servizio dello Stato, dovette andare, ma non riuscì a combinare molto ed effettivamente morì poi nei primi giorni di gennaio 1694. Si fece egli stesso, questo è un particolare interessante, annunciatore della propria morte al Senato. Con questo dispaccio egli scrisse che appunto si sentiva ormai prossimo a mancare. Noi, con devota umiltà di cuore, ricevuta la Santissima Eucaristia, ci siamo rassegnati alla suprema disposizione e, non potendo assicurarci d'altro tempo, troviamo proprio non differire neppure un momento alle eccellenze vostre il ragguaglio dello stato languente a cui siamo ridotti e insieme mandargli le ultime voci. E qui è interessante per notare proprio lo spirito di servizio di molti nobili veneziani nei confronti dello Stato: mandargli le ultime voci con quali le preghiamo a vedere che non proviamo altro sconforto che quello di non avere potuto quanto desideravimo in servizio della patria comune e quanto ella ben meritava. Sappiamo poi che Morosini non si sposò mai,
era quasi votato a questo servizio pubblico, in particolare sui teatri marittimi. Il Doge poi effettivamente morì pochi giorni dopo aver siglato questo dispaccio. Le sue esequie furono particolarmente solenni. Qui siamo, è un'altra raffigurazione non conservata da noi questa, ma molto nota, che mostra lo svolgersi del corteo che lo accompagnò. Morì a Napoli di Romania, a Nauplia, e fu accompagnato dalle sue truppe in questo corteo, che è molto studiato dai cultori di storia militare, dagli uniformologi, perché mostrano i vari reggimenti con le bandiere, le uniformi, eccetera, quindi è stato particolarmente... Noi invece in archivio custodiamo la descrizione molto minuta, molto particolareggiata di questo dipanarsi del corteo funebre. Poi la cerimonia ebbe luogo anche col suo ritorno a Venezia della Salma, che conobbe delle esequie pubbliche in chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, con un solenne catafalco, eccetera, e poi delle esequie invece private. Il corpo del Doge dovette scontare la quarantena in lazzaretto, non fu consentito l'accesso immediato, e poi fu sepolto in forma privata, come vedevamo prima, a Santo Stefano. Prima di morire ebbe modo di fare testamento, noi lo conserviamo nell'importantissimo fondo notarile testamenti in archivio, che senza soluzione di continuità custodisce i testamenti rogati a Venezia dal XIII secolo fino ai giorni nostri, perché tuttora i notai, trascorsi cento anni dalla cessazione dell'esercizio dello studio notarile, versano prima all'archivio notarile distrettuale, poi l'archivio notarile distrettuale versa all'archivio di Stato, quindi c'è questa continua successione di atti. E qui abbiamo in particolare il testamento in cui egli si sottoscrive: noi Francesco Morosini, Doge di Venezia, di propria mano. È un testamento interamente scritto di suo pugno, in cui dispone dei suoi beni, parla anche delle schiave more che aveva, perché era un'epoca ancora di schiavitù, sia di schiave more, cioè c'erano sia veneziani schiavi dei turchi, sia turchi e ottomani schiavi dei veneziani, era una condizione non infrequente, e parla anche di un nano, una sorta di giullare che probabilmente teneva con sé. Io direi che con questo ho concluso. L'ultima cosa che volevo dire, relativa ai beni, alla dispersione dei beni dei Morosini, Gatterburg in particolare, alla fine dell'Ottocento, noi conserviamo in archivio, sempre negli archivi notarili, anche questo triste corollario, direi, perché la famiglia si estinse poi intorno alla seconda metà dell'Ottocento, e l'ultima erede spirò, e ci fu poi una famosa asta in Venezia, qualcosa fu comprato dal comune, qualcosa pervenne anche in archivio di Stato, sia a livello documentario, beh, nel caso del comune, anche dei beni molto importanti, di libri, arredi, altre cose che sono state esposte in una bella mostra del Museo Correr, che credo fino ad oggi fosse ancora aperta, ora purtroppo nemmeno quella. Il palazzo invece andò venduto, Palazzo Morosini Gatterburg, e conobbe varie vicissitudini nel corso del tempo. Bene, grazie a tutti e buonasera. Bene, ringrazio il dottor Pelizza per la magnifica esposizione. Con l'occasione gli vogliamo omaggiare alcune pubblicazioni, in particolare l'ultima pubblicazione fatta da un suo collega e amico, che era il dottor Zoccoletto, il ricercatore veniva in archivio, sì, da noi. Grazie, ci vediamo mercoledì prossimo, e parleremo di spade, ed in particolare della spada schiavona.